Buongiorno e benvenuti tutti a questo nuovo appuntamento con i webinar NKE. Io sono Eleonora Riva e sono IC Marketing Manager di NTI NKE. Il webinar di oggi è dedicato a esempi di progettazione ferroviaria con Civil 3D. Questo webinar vi ricordo che è live, quindi potete vederlo su qualsiasi nostra piattaforma social, quindi LinkedIn, Facebook e YouTube, ma è anche registrato, quindi in un secondo momento potrete poi rivederlo sul nostro sito nk360.com nella sezione videoblog. A moderare l'evento di oggi ci sarà il mio collega, l'ingegner Marco Martens, ma prima di lasciare la parola a lui e a tutti i nostri ospiti, vi mostro prima un video di introduzione su quello che è NKE. In un mondo in cui tutto è complesso, ti aiutiamo a visualizzare il futuro. Siamo NKE, una tech company Autodesk Platinum Partner. Usiamo la tecnologia per abbattere le distanze e connettere le persone. Collaboriamo con professionisti ed aziende per realizzare i loro progetti più ambiziosi. Utilizziamo il BIM per unire il mondo della progettazione con quello della costruzione. Trasformiamo progetti di architettura e grandi opere in esperienze digitali immersive. Progettiamo usando Generative Design, Digital Twin, produzione additiva e sottrattiva, per perfezionare i processi e aumentare la qualità dei prodotti. Riduciamo errori e attività ripetitive per dare valore al tuo tempo. Costruiamo programmi formativi per aiutarti a sviluppare le competenze del futuro. Aiutiamo visionari, progettisti e innovatori a guidare la trasformazione digitale. Non immaginiamo solo un futuro migliore, lo rendiamo visibile, lo rendiamo intuitivo. E attraverso queste intuizioni creiamo nuovi risultati, nuove scelte, nuove prospettive, nuove opportunità. NKE NTI. Change your perspectives. Unlock insights. Purtroppo c'è stato qualche piccolo problema legato al video, quindi andava un po' a scatti. Adesso riaggiungo tutti gli speaker. Eccoci qua, Marco, a te la parola. Grazie Eleonora, buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo online e ai colleghi che partecipano oggi a questo webinar. Quindi vorrei condividere quindi le mie slide per mostrare oggi delle storie di successo di applicazione dei prodotti Autodesk dedicati alla modellazione ferroviaria basati sul cuore di Civil 3D. Ecco quindi che questa sarà la scaletta. Io farò una presentazione delle novità per la versione 2023,
Poi mi seguiranno di GPA, architetto Luigi Datti, la geometra Agostino Sacconi, seguirà l'ingegner Riccardo Capocchi della ATEC e infine il collega della NKNTA, l'ingegner Marco Esposito, che mostrerà anche qualcosa che viene da software paralleli su base di Compose e Dynamo, che completano la suite infrastrutturale. Io velocemente vi dirò, appena uscito, la nuova versione di Civil 3D ha tantissime novità nella parte di grading, di gestione delle reti, dei corridor, di aumento dell'implementazione, delle potenza di calcolo, del software in generale, è una parte dedicata al rail design. Quindi, quali sono le principali tre novità del 2023? Sono l'implementazione dei cataloghi, dei deviatoi, intersezioni, la possibilità di etichettare lungo il tracciato planimetrico informazioni su sopraelevazione nel profilo e la veloce sostituzione degli standard dei cataloghi. Quindi parliamo dei piani stazione, dei deviatoi, questa è, vedete, la classica interfaccia planimetrica per l'inserimento dei deviatoi con Civil 3D 2023. Possiamo adesso, quindi, nell'inserimento dei turnout, dei deviatoi, avere una maggiore possibilità di scelta in cataloghi e in script di conversione. Possiamo, come dicevo, andando nel tracciato planimetrico, selezionando l'oggetto, ci si apre il ribbon di tracciamento ferroviario e quindi possiamo aggiungere a una tot progressiva quanto è la sopraelevazione, il cant, in quel punto esatto, un'informazione molto utile nella lettura dei dati planimetrici e di sopraelevazione dei binari. Infine vediamo la possibilità di sostituire velocemente i cataloghi con questo nuovo tipo di interfaccia che velocizza e rende più efficiente l'operazione. Grazie per l'attenzione, io ho voluto dare veramente una pillola, un assaggio veloce di come cresce anno per anno il nostro software dedicato alla modellazione BIM di infrastrutture lineari e quindi passerei adesso a GPA che ci mostrerà veramente qualcosa di molto interessante. A voi, a Luigi e ad Agostino. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto mi presento, faccio una rapidissima presentazione dell'azienda. Io intanto sono Luigi Dattilo, mi occupo di... faccio il BIM manager all'interno dello studio da ormai diversi anni. Mi occupo in prevalenza di BIM Information Modeling da una decina di anni. Questa parte indirizzata sostanzialmente però alla parte architettonica e strutturale prevalentemente, anche se lo studio si occupa in generale di architettura, strutture e impianti. Più di recente abbiamo iniziato anche un po' a esplorare il mondo di Civil 3D legato alle infrastrutture. Chiaramente, diciamo, era qualcosa che non era estraneo per il nostro core business, però in realtà in ambito di modellazione BIM, diciamo, questo è stato un po' un nostro progetto pilota, di cui poi Agostino, insomma, vi parlerà un po' più dal punto di vista tecnico, perché effettivamente è la persona che più di tutti, anzi, diciamo, in maniera quasi esclusiva, ha lavorato su questo progetto sporcandosi, come si suol dire, le mani, con un'espressione che mi piace sempre molto poco, ma è sostanzialmente così. L'azienda è uno studio di fondamentalmente nasce come studio di ingegneria. Vi faccio veramente cerco di essere molto rapido e vi faccio un po' una panoramica delle attività che normalmente forniamo per arrivare un po' alla parte infrastrutturale, che è quella su cui chiaramente, diciamo, è il focus di questa presentazione. Siamo basati su Firenze sostanzialmente, San Giovanni Valdarno è la nostra sede storica, perché è la sede, diciamo, amministrativa, e poi stiamo rientrando di nuovo su Milano dopo un periodo di stop per varie ragioni, ma rientreremo presto con un ufficio operativo a Milano, mentre avevamo fino a qualche tempo fa anche una sede a Londra,
che devo dire la verità, ahimè, è stata un po' dismessa perché era finalizzata in qualche modo alla creazione, alla realizzazione di alcuni progetti. Siamo circa 65 persone. Lo studio è stato fondato dai soci che sono Giovanni Cardinale, che vedete in questa foto, che è impegnato in attività accademica ed è anche il vicepresidente del CNI, e poi dall'ingegnere Paolo Spinelli, che invece è stato fino a qualche anno fa, fino a quando non è entrato in pensione, è stato ordinario di progetto di tecnica della costruzione all'Università di Firenze. Quindi abbiamo anche un know-how dal punto di vista ingegneristico piuttosto importante, cosa che ovviamente è stata trasferita poi sulla parte infrastrutturale, in un primo momento sulla parte di progetti puntuali e poi invece su tutta quella che è l'infrastruttura a rete. Quindi in qualche modo abbiamo anche lì un background e una, sebbene in qualche modo non abbiamo, per così dire, una lunghissima esperienza nel settore dell'infrastruttura a rete, più sulle infrastrutture puntuali, chiaramente ponti, gallerie e cose di questo genere fanno parte completamente del nostro core business. Questa è un po' una carrellata di tutti quelli che sono i professionisti attualmente in organico all'interno dello studio, con varie professionalità: ingegneri, architetti, progettisti, strutturisti, architettonico e impianti. Quindi in qualche modo la parte di integrazione della disciplina avviene quasi prevalentemente in casa. Faccio veramente una veloce carrellata di alcuni progetti che in qualche modo sono più rappresentativi. Poi se qualcuno ha bisogno magari di qualche informazione in più, siamo sempre abbastanza disponibili a fornirla, basta in qualche modo mi può contattare, poi avete in qualche modo, troverete poi eventualmente i miei contatti o chiedete pure. E chiaramente, come dicevo, i nostri progetti sono di qualunque tipologia, respiro, i committenti sono pubblici, privati, non abbiamo un settore di attività specifico, spaziamo dall'interior, dal luxury design fino in qualche modo alla progettazione di edilizia civile abitativa, piuttosto che di edilizia pubblica, in ambito sportivo, eccetera. Questi sono una serie di esempi che riguardano per l'appunto l'edilizia privata e residenziale, con alcuni progetti che spaziano nel territorio nazionale e alcuni, in realtà siamo presenti anche abbastanza all'estero, con alcuni progetti di luxury retail e anche di altro ambito, come per esempio abbiamo fatto alcune edifici, cantina, piuttosto che di edilizia sportiva, anche di rilievo nazionale e internazionale. Questi sono per esempio una serie di progetti che sono un po' datati, ma anche lì siamo stati in qualche modo, sono tutti caratterizzati in qualche modo dall'uso un po' del BIM, magari in qualche, alcuni di questi progetti sono meno recenti e avevano un uso un po' più, per così dire, non particolarmente voluto della progettazione BIM, ma in qualche modo questa è sempre stata un po' la necessità di integrare in qualche modo tutti gli ambiti progettuali all'interno di un unico modello è sempre stata sentita come parte importante dell'attività dello studio, non fosse altro per il fatto che lavoriamo per esempio da un po' di anni anche con altri software di authoring che non sono Autodesk, che però sono sempre orientati al BIM. Quindi in questo caso il passaggio ai software Autodesk come Revit per la parte architettonica e strutturale è stato abbastanza naturale. E da qualche anno a questa parte abbiamo cercato di esplorare, su questo vi ripeto, cerco di essere molto veloce perché non voglio togliere tempo poi al contenuto tecnico della presentazione di Agostino, per cui scusate se faccio veramente una veloce carrellata solo per rappresentare un pochettino quelle che sono le attività che abbiamo condotto in vari anni, e poi cerco di in qualche modo di essere un po' più discorsivo su quelle che sono le attività del nostro studio. Lavoriamo anche in ambito, anche per quanto riguarda la realizzazione di centri benessere e hotel. In questo caso ne faccio vedere solo alcuni e su qualcuno mi fermo perché sono magari quelli più recenti. Questo per esempio è un edificio molto caratterizzante a Ponte di Legno, che è una spa. Noi ci siamo occupati della progettazione esecutiva architettonica, strutturale e impianti.
lavorando su un concept che arriva da un progetto di Archea in questo caso, quindi diciamo una progettazione diciamo da uno studio di una firma abbastanza importante, penso la conosciate tutti, e noi però ci siamo occupati dell'ingegnerizzazione del progetto, come vedete ha una qualità architettonica piuttosto importante ed è in corso di realizzazione. Vi faccio vedere un po' quelli che sono le estratte dei modelli BIM, giusto per non, diciamo per non, e vedete un pochettino la realizzazione dei vari modelli nei vari ambiti, quindi nelle varie discipline. Poi ci occupiamo anche chiaramente di patrimonio esistente, sempre caratterizzato in qualche modo dalla progettazione dall'ambito BIM. In questo caso, per esempio, c'era una serie di criticità abbastanza importanti perché è un edificio storico esistente nel centro di Firenze, quindi diciamo ambiti confinati in cui effettivamente abbiamo prodotto un modello BIM dell'esistente molto dettagliato. È una serie in questo caso abbiamo fatto un service per l'impresa, quindi un'attività abbastanza impattante in ordine di quelle che erano le richieste da parte dell'impresa, perché abbiamo condotto l'intero cantiere fino alla, come potete ben vedere, fino alla realizzazione dell'opera, quindi non era una progettazione, ma era un service di progettazione costruttiva con l'impresa in campo, quindi diciamo un'attività molto dispendiosa. E ovviamente l'ausilio nell'utilizzo di Revit e del BIM in questo caso per quanto riguarda la progettazione ci ha fornito un ausilio molto molto utile per poter condurre le attività limitando al massimo gli errori in esecuzione. Questo diciamo è stato un esperimento che abbiamo fatto abbastanza di recente, perché di solito ci occupiamo di progettazione quasi mai di progettazione costruttiva, o meglio la progettazione costruttiva di solito la facciamo in continuità con i progetti che seguiamo, in questo caso è stata invece solo una progettazione costruttiva con un progetto già esecutivo già presente. Vi faccio vedere un po' di altre slide, vorrei arrivare un pochettino al punto della progettazione infrastrutturale di cui diciamo costruirò, di far vedere un po' invece la parte più esecutiva, più di interesse. Queste sono una serie di ospedali e altre attività che abbiamo condotto sempre nel corso degli anni, quindi come dicevo edilizia pubblica, sempre caratterizzate un pochettino da una qualità architettonica piuttosto importante. Molti di questi progetti chiaramente sono realizzati in RT, quindi c'è il contributo di altri professionisti, ma la parte diciamo di ingegneria di solito è quella che in qualche modo noi sviluppiamo con un know-how abbastanza determinante rispetto alla riuscita dell'opera. E come potete vedere, alcuni diversi edifici anche qui a Firenze, chiaramente siamo basati a Firenze, quindi per noi è un po' più facile, ma dalla carrellata che vi faccio, vi sto in qualche modo facendo vedere, potete capire che non siamo lì, che il nostro diciamo, settore di attività ovviamente non è limitato solo alla Toscana, ma in qualche modo abbiamo diciamo diversi lavori un po' in tutta Italia. In questo momento siamo particolarmente presenti anche nel nord Italia, perché chiaramente sull'area di Milano, come potete ben immaginare, perché in quanto assorbe buona parte diciamo degli studi dei professionisti da tutta Italia, immagino. Questi qui vado un pochettino più veloce, questa è l'edilizia ospedaliera, alcune realizzazioni un pochettino più importanti, qui è Careggi, e vado un po' ancora in avanti. Questa è sempre, diciamo, sempre edilizia storica, quindi la riqualificazione con diversa destinazione d'uso di alcuni edifici e di alcuni spazi sempre qui su Firenze. Chiaramente le foto, faccio vedere un po' le foto di cantiere, che poi sono quelle che sono un po' più interessanti, perché di fatto quasi sempre ci occupiamo di edifici che verranno poi effettivamente realizzati. Non abbiamo come settore di attività il concept design, quindi la progettazione definitiva, interveniamo sempre quasi dopo, quindi un po', ripeto, come dicevo, l'ingegnerizzazione dei progetti, che è il settore di attività in cui siamo più presenti. Questi ve li scorro in maniera un pochettino più veloce, sempre in ambito Firenze, eccetera. Sì, Luigi, dovresti arrivare alla conclusione, sì. Passando la parola poi io. Arrivo in fondo e vi faccio vedere un po' la parte che...
perché volevo un po' farvi una piccola introduzione al progetto che, di cui vi parlerà Agostino. Perdonatemi, ma... Eccolo qua, faccio così. Che però... Mi sa, non vedo. Va bene, aspettate, li condivido direttamente da... Condivido lo schermo perché credo che siano... Si è troncata la presentazione giustamente ad un certo punto. Eccolo qui. Allora, faccio una condivisione un attimo, una condivisione a schermo. Condividi schermo. Ok, allora questo è l'ambito, il progetto è un'immagine, diciamo, del progetto di cui vi darà a sinistra potete trovare, diciamo, sono due rendering che rappresentano in qualche modo quello che è l'ambito di intervento. Questa è la parte che ci interesserà oggi, che è caratterizzata dalla presenza di un ponte ferroviario e dello spostamento della linea ferroviaria nell'interfaccia Porto Città da Massa Carrara, quindi il vuoto al fronte di Carrara. È stato in qualche modo, diciamo, l'intervento che riguarda la parte di ferroviaria è quello che vi indico, è quello che trovate sull'estrema sinistra, dove c'è appunto una serie di, cioè un manufatto puntuale che è un ponte ferroviario in acciaio con un nuovo tracciato ferroviario che si è associato ad un tracciato stradale e ad un ponte invece pedonale. Questo è un'immagine del modello di Siville realizzato da Agostino, di cui poi vi rappresenterà il modello complessivo. Sulla sinistra potete trovare il ponte ferroviario con il tracciato ferroviario appena accennato e tutta la parte stradale. Questa è un'altra immagine in cui in basso vedete sempre il ponte di cui vi parlavo e sull'estrema destra trovate invece la parte, diciamo, ferroviaria. E ancora questa è un'immagine in cui faccio solamente per dirvi che l'intervento sulla parte ferroviaria era quello che vedete rappresentato in rosso in basso, in pratica è una traslazione di tutta la parte, della parte terminale della linea ferroviaria, allontanandolo in qualche modo, diciamo, da quello che è il tessuto urbano. Questo ovviamente nell'ambito di una riqualificazione complessiva di tutta l'area. E questo è un altro, diciamo così, planimetria in cui, diciamo, potete vedere l'estensione territoriale dell'intervento e qui in basso un classico giallo e rosso che vi fa vedere in qualche modo qual è la parte di cui, diciamo, Agostino tecnicamente vi parlerà. Scusate se mi sono, sono andato un po' lungo. Agostino, ti lascio un po' la parola. Bene, bene, tanto io faccio molto velocemente. Mi presento, sono Agostino Sacconi, geometra libero professionista e collaboratore per quanto riguarda l'area di interesse, di rilievi e di restituzione, in ambito BIM di rilievi per GPA Partners. In occasione specifica ho curato, come diceva Luigi, la modellazione in ambito BIM con semi 3D di tutta la parte infrastrutturale. Quindi io chiederei ad Eleonora di far partire il video in maniera tale da poterlo condividere con i collegati. Presentazione con un breve inquadramento territoriale. Come detto, siamo a Marina di Carrara, contornata dalle polilinee magenta e l'area di interesse. La panoramica che state vedendo ripercorre a volo d'uccello l'intero tratto di adeguamento ferroviario, interessando l'ambito 1, il piazzale Città di Massa, e termina sul tratto di banchina dove avviene il carico delle merci sui cargo. Passiamo ora all'ambiente del lavoro in Siville 3D, dove, tramite la funzione posizione geografica, vediamo sovrapposto alla carta aerea l'inizio dell'intervento. Proseguiamo fino ad arrivare al torrente Carrione, dove è prevista la realizzazione del nuovo ponte e di una passerella pedonale. In giallo è rappresentato il tracciato esistente, mentre, evidenziato sullo spazio modello, il tracciato che prosegue sul piazzale Città di Massa sino al termine dell'intervento. Analizziamo il progetto, il quale risulta composto da due tracciati denominati binario 01, quello principale che percorre l'intera area in progetto, e binario 02, collegati tramite un deviatoio utile per aumentare la capacità delle merci in ingresso provenienti dal nuovo ponte.
Questo è il dettaglio del deviatoio semplice, un progetto con la nomenclatura standard indicante il tipo di armamento, il raggio di curvatura del ramo deviato e la tangente dell'angolo formato dagli assi dei due rami. Il tipo di binario utilizzato per tutta l'area del piazzale, essendo completamente annegato nella pavimentazione, ne permette il libero attraversamento dai mezzi gommati in transito. Uno sguardo anche alla componente altimetrica, che ha vincolato la configurazione esecutiva del progetto. Questo è il profilo di binario 01 che percorre tutto l'intervento, la rampa in rilevato, il dettaglio sul nuovo ponte e il riattacco altimetrico con l'esistente. Infine, controlliamo anche il profilo del binario 2. Qui due sezioni tipologiche del progetto, la CC tracciata sull'impalcato del nuovo ponte, mentre la E sulla rampa di raccordo con il piazzale Città di Massa. Uno sguardo anche alla sezione tipo ferroviaria sul rilevato, dove notiamo l'indicazione dello scartamento e gli altri componenti, quali la traversa, il ballast, il subballast in conglomerato bituminoso, il supercompattato ed il rilevato ferroviario. Torniamo in CV 3D, dove possiamo osservare la sovrapposizione tra la sezione tipo in formato vettoriale e l'assembly ferroviaria binario singolo. Controlliamo la corrispondenza dello scartamento, delle dimensioni e della tipologia dei binari e completiamo l'analisi visiva di tutti gli altri componenti. Possiamo notare le varie sezioni tipo utilizzate per il corridor del binario 1, fra le quali vorrei segnalare la sezione con il muro di contenimento, realizzato totalmente all'interno di Subassembly Compose, dove l'elevazione del muro è stato impostato un target di superficie rappresentato dall'estradosso della fondazione precedentemente calcolata e modellata. Anche il cordolo ridirettivo in sommità del muro è stato totalmente creato e parametrizzato all'interno del Subassembly Composer. Controlliamo infine i parametri di generazione dei modellatori, iniziando da quello del binario 01, verifichiamo il tracciato, il profilo e le varie sezioni tipo. Clicchiamo su OK. E andiamo a selezionare invece quello che è il binario 02, aprendone le proprietà e dove poi possiamo andare a verificare anche qui la correttezza del tracciato, del profilo e l'applicazione di una sola sezione tipo. Di seguito alcune immagini d'insieme delle varie superfici dei modellatori, oltre al modello del nuovo ponte e della passerella pedonale. Bene, io con questo intervento ho concluso e ringrazio NTNKE per l'invito a questa webinar, GPA Partners e tutti i presenti convenuti a questa webinar. Grazie e buon proseguimento. Grazie Luigi e grazie Agostino, veramente una bellissima presentazione di globalmente quello che fate e singolarmente in questo caso specifico di questa deviazione di un precedente tracciato su uno spazio molto ristretto. Avete creato questo nuovo corridoio soddisfacendo le esigenze del vostro committente, quindi un breve ma significativo esempio di progettazione ferroviaria, complimenti. Quindi adesso passerei la parola all'ingegner Riccardo Capocchi della ATEC che ci mostrerà come vestire degli elaborati fondamentali secondo gli standard più in uso in Italia. A te la parola, Riccardo. Salve, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a NKE e grazie a tutti per l'attenzione. Allora, passo a una breve presentazione della società, anch'io cercherò di essere più breve possibile. Io sono il direttore tecnico della società ATEC SRL. La nostra società è una società di progettazione, si occupa prevalentemente di infrastrutture stradali e ferroviarie, occasionalmente di edilizia, ma sempre connessa alle strade o autostrade, come stazioni ferroviarie o comunque caselli autostradali o servizi annessi o edifici annessi ai servizi di queste infrastrutture.
Noi siamo, il nostro core business riguarda essenzialmente la progettazione ferroviaria e stradale e tutte le opere all'interno della strada, ponti, viadotti, opere minori, progettazione idraulica e ovviamente la rendicontazione di tutto, di computi e così via. Brevemente vi faccio la nostra società, diciamo, è una società che prende origine da mio padre, che ha iniziato questa attività quando aveva neanche 20 anni. Ed è venuto qui a Taranto, lui dice in Toscana, per la direzione lavori del ponte sul Mar Piccolo di Taranto, che era un ponte in precompresso molto importante, con luci importanti come potete vedere. Da allora si è trattenuto qui e la nostra società si è evoluta, ha cambiato varie forme negli anni, poi abbiamo sviluppato anche lavori più moderni, siamo occupati di molti tratti della Salerno-Reggio, ci sono alcune immagini della DG 48 nei pressi di Lago Negro con alcune opere, lavori in Sicilia. Questi sono tutti lavori fatti insieme alle imprese in quanto vinti con general contractor o a parti integrati, quindi per esempio la C48 con l'impresa SIS, la 640 con l'impresa CMC, e sono tutte progettazioni di grande respiro. La Salerno Porta Ovest, che è una strada che connette il porto di Salerno con l'autostrada, con l'impresa Technis, il quadrilatero Marche Lumbia con Strabag e CMC, imprese, grosse imprese di rilievo anche a livello europeo. Un'altra strada che volevo far vedere è questo più locale, è il nodo complesso del Galitello a Potenza, dove in ambito urbano sono state costruite notevoli raccordi stradali con una realizzazione di tutto l'impianto stradale cittadino, la costruzione di gallerie e viadotti per agevolare appunto il traffico. Potenza, per chi la conosce, è una zona orograficamente molto complessa, infatti non è comune vedere in piena città gallerie e viadotti, molto meno in gran numero. La nostra società si occupa di progettazione, essenzialmente di progettazione, occasionalmente di direzione lavori dei nostri progetti, a fianco spesso delle imprese o delle amministrazioni. E così chiudo la presentazione della società dicendo che abbiamo una sede legale a Roma e poi la nostra principale sede operativa appunto a Taranto, dove siamo qui ormai da tanto tempo. Allora, veniamo all'argomento oggetto di questa presentazione. Allora, io ho cercato di occuparmi di una problematica connessa agli stili. Gli stili di Civil, che sono fondamentali per la resa grafica, ma anche per la descrizione delle informazioni, come spesso richiedono. Questa schermata ricorda un po' il country kit stradale, che bene o male tutti conosciamo, perché è la fonte principale di rappresentazione grafica da cui tutti attingiamo, e che però che se magari può andare bene per un progetto stradale, anche se spesso lo modifichiamo per renderlo più da fine alle nostre esigenze, sicuramente non è proprio affine alla progettazione ferroviaria, specie se viene fatta con committenti che lavorano solo su ferrovie, Qualitas Ferro, RFI, committenti principali in Italia, che hanno dei loro standard ormai consolidati e che vogliono sempre vedere delle informazioni che normalmente negli stili, diciamo, messi a disposizione sia dagli stili base di Civil 3D sia dal country kit non vengono fornite, benché in realtà presente all'interno del programma e non e gestibili non con particolari difficoltà. Allora, vediamo, questa è una tavola, diciamo, tipica di Telfair, che dove possiamo vedere la prima cosa che salta agli occhi sono le tabelle, sia planimetriche che quelle altimetriche, che sono, diciamo, esterne al tracciato, esterne al profilo, e danno tutta una serie di informazioni che ora vediamo più nel dettaglio, che, diciamo, non vengono dati nativamente da Civil 3D, nonostante siano presenti all'interno del programma. Vedendo rapidamente il dettaglio delle principali differenze, abbiamo nelle tabelle planimetriche tutta una serie di elementi, quale la velocità di progetto, la sopraelevazione e
anche elementi più comuni, quali le lunghezze delle ellissoidi o delle parabole cubiche, a seconda di quello che uno utilizza, oppure le tabelle altimetriche di tracciamento, sempre per le planimetrie, dove vanno raccolte tutta una serie di informazioni, soprattutto date in quest'ordine e in questa forma, che sono abbastanza difformi dallo stile stradale, dallo stile anche del country kit stesso, che è più vicino alla nostra realtà. Anche le finche dei profili generalmente sono profondamente diverse, sia come ordine, ma soprattutto come informazione. Ovviamente ci va la sopraelevazione al posto della rotazione dei cigli. Generalmente spesso non vengono richieste il numero di sezioni, e anche le livellette vanno descritte con due finche, dove una rappresenta i dati principali di pendenza, i dati soliti, diciamo, la pendenza del tratto e così via, e poi al confine tra le due livellette la progressiva del vertice. Andando avanti, gli stessi tabelloni del profilo generalmente vengono dati scomposti in due fasi, per poi passare un po' alle informazioni in planimetria, dove le sezioni vengono rappresentate solo da un lato, con una specie di finca di questo tipo, ma soprattutto troviamo anche informazioni altimetriche che vanno descritte all'interno del profilo, come per esempio i vertici altimetrici che vanno indicati con progressiva e quota sul tracciamento, oppure l'inizio e fine dei vari deviatoi o di altri elementi che deve essere riportato in planimetria in modo, diciamo, più o meno in questo modo qui. Andando avanti, sempre sulla planimetria, abbiamo un diverso modo di inserire le informazioni, ossia tutte le lunghezze sull'operatore vicino alle planimetrie, o addirittura anche le sopraelevazioni che vanno riportate, che se ne parlava prima, e che, diciamo, con il vecchio Civil era un po' complicato metterlo, ma ho visto dalla presentazione di Marco che nel nuovo è più semplice, e così altri elementi. Che ci sono, diciamo che queste cose che abbiamo visto sono molto difformi dagli stili tipici, però in realtà non sono così difficili da creare. Una cosa da tenere presente è che fondamentalmente ogni oggetto ha i suoi stili collegati, quindi essendo Civil un programma essenzialmente è contestuale, dotato di menu contestuali, anche gli stili seguono questa filosofia, ossia fondamentalmente per accedere agli stili di un determinato elemento bisogna lavorare su quel dato elemento. Per esempio, le tabelle dati altimetrici, si può tirare fuori questa finestra da cui poi si attraverso un percorso si arriva alla finestra di composizione stile etichetta, che è la finestra principale che troviamo ovunque, ma che di solito è contestualizzata per le varie discipline. Quindi è anche più facile così riuscire a tenere a mente tutti i vari percorsi, che altrimenti diventano un po' complicati. Questo per i dati altimetrici. Per i dati planimetrici è simile, agendo direttamente su una delle etichette già presenti, con modifiche di etichetta in una strada, oppure ce ne sono tante altre, perché il programma è complesso. Io di solito uso sempre la stessa strada per essere più veloce e attivo nella ricerca dei vari elementi, e si arriva sempre alla composizione stile, nella caratteristica di composizione stile etichetta. Per le finche si accede attraverso la proprietà vista profilo, con l'apposita cartella, in cui si può accedere agli stili delle varie finche che vengono tirati fuori. Attraverso questa finestra si può accedere alle etichette fisse, che rappresentano, diciamo, la parte fissa, le sezioni, la scritta sezioni, la scritta progressive, progressive terreno, progressive progetto e quant'altro, e poi alla parte, diciamo, più concettuale, dove ci sono i dati, ossia tutta la finca vera e propria che riporta tutti i vari dati. E ognuna di queste può essere perfettamente configurata secondo le esigenze. Da entrambi le parti si apre sempre la solita finestra creazione stili, creazione stile etichetta. Così, andando avanti pure per
le planimetrie, dove vanno distinte le etichette delle linee di sezione che vanno gestite da questa finestra e le etichette per i vari punti notevoli che possono essere gestite da questa finestra. Molto simili, ma anche queste leggermente diverse nella gestione delle informazioni. Sempre attraverso poi il singolo stile si arriva alla gestione della finestra, sempre la solita finestra creazione stile finestra, creazione stile etichetta, scusate. Ecco qui che quindi abbiamo che questa finestra è la fondamentale per la gestione proprio massiva, la gestione dello stile e la creazione dello stile, ed è quella che andremo a analizzare con il video che prego di far partire. Delle tabelle, sempre sono standard ferrovia, per le planimetrie, per i dati planimetrici, che sono tra le più complesse, quindi ci offrono la possibilità di vedere più funzioni in assoluto. Allora, qui abbiamo un tracciato, in questo caso ferroviario, selezionandolo, attiviamo subito il menu contestuale, facciamo aggiungere etichette e aggiungiamo il vertice planimetrico multiplo. Questi sono uno dei due standard presenti nel Civil 3D di etichette, dove ci sono tutta una serie di informazioni per arrivare immediatamente. La finestra composizione stile etichetta, andiamo direttamente in modifica stile etichetta, dove compare questa finestra. Da qui si possono scegliere diversi stili, questo è uno degli stili presenti in Civil 3D, preliminare, singolo e data, un altro è questo, che non è molto è diverso nella sostanza. Allora, per aggiungere invece la finestra di cui parlavamo, clicchiamo su questo tasto per modificare lo stile della tabella. Ecco qua la nostra finestra di stile etichetta. Vediamo rapidamente le varie funzioni, che sono tantissime. Vabbè, c'è una prima scheda con informazioni, dove essenzialmente c'è il nome dello stile, che può essere utile per memorizzare i propri stili, identificarli, tenerli sempre pronti. Un'etichetta generale, dove ci sono i caratteri principali, dove c'è lo stile di testo, in questo caso Roma 65. La cartella layout, che è la cartella principale in cui vengono gestiti tutti gli elementi che compongono l'etichetta, che sono suddivisi in diversi componenti. Qui ci sono i vari componenti, che in questo caso sono due. Di ogni componente c'è la sua configurazione, che è questa finestra di sotto. Vediamo qui, questa etichetta di esempio è composta da il simbolo, che è questo pallocco qui, e viene definito attraverso la finestra, come attraverso un blocco, non un blocco, e attraverso delle caratteristiche geometriche e di colore, linea e quant'altro. Un'altra finestra molto importante è la condizione di trascinamento. Questo essenzialmente controlla quando noi, una volta inserita l'etichetta, la andiamo a spostare, cosa succede. Questa è una configurazione standard che a me personalmente non piace, vado sempre a cambiare, poi ve la faccio vedere dopo in dettaglio come si cambia. Però essenzialmente ci dice che se qui ci dà le informazioni su cosa succede quando spostiamo questa finestra nel CAD. Qui viene generata una direttrice, con una classica direttrice, e qua sotto invece cosa succede all'etichetta stessa. Così come se da questa parte invece cosa succede? In questo caso l'utilizzazione del testo impilato in pratica non toglie tutte le opzioni, tutte le configurazioni fatte dell'etichetta, mentre il testo è un testo semplice. Io di solito metto sempre come composta, che lascia la configurazione stabilita nel precedente layout intatta, e quindi si va a trascinare l'etichetta così com'è. Ok. Andiamo a vedere come è fatta questa etichetta dalla finestra layout, per capire come funziona. Come dicevo, c'è il simbolo, che è questo punto, e poi c'è l'elemento, in questo caso più importante, che sono i dati sui vertici planimetrici. Questo è un elemento testo, l'altro più importante che dà il contenuto tecnico è il contenuto. Da questa finestra, da questo contenuto, su questo tasto si può accedere alla finestra dove viene gestito il contenuto. Questi sono i contenuti presenti nell'etichetta, che sono elencati uno per uno. Come vediamo, questa etichetta non è altro che un elenco di nozioni, di elementi, che vengono scelti da questa finestra tendina, dove ci sono tutti gli elementi possibili e immaginabili, e vengono inseriti attraverso questa freccia. E qui sono state semplicemente inserite uno dietro l'altro, intervallati per gruppi con un testo fatto di ritrattina. Questa parte di sotto serve a gestire alcune caratteristiche del testo, tipo il formato della progressiva, l'arrotondamento e così via. Tornando a questa finestra principale, come abbiamo visto ci sono elementi di diverso tipo, quindi possono essere creati a piacimento attraverso questo tasto. Schiacciando qui si crea un componente di tipo testo, poi ci sono componenti di tipo linea e componenti di tipo blocco, come quello che abbiamo già visto, i simboli. Allora, andiamo adesso a vedere l'etichetta della ferrovia, che ovviamente è, per gestire quello stile, molto più complesso di un semplice elenco di dati. Quindi, per comodità, prendo lo stile che avevo già realizzato, tabelle vertici ferrovia ATEC. Ok, vediamo che questo è rispetto allo standard che abbiamo visto precedentemente. Iniziamo l'etichetta e andiamo ancora in modifica stile etichetta. Solita finestra, la finestra composizione stile etichetta. Allora, analizziamo i vari componenti.
per realizzare questa etichetta sono state costruite una ad una le linee e poi sono state inserite uno a uno i testi. Da una parte ci sono i testi fissi, cioè la descrizione dell'etichetta, dall'altra parte le quantità lette direttamente dal progetto. Vediamo un attimino in dettaglio. Ovviamente, nella serie di informazioni ho messo un titolo che mi ricorda esattamente quello che è come descrizione. In generale, io uso sempre questo testo qui su tutte le mie etichette, però voi potete scegliere quello che volete. Vediamo la cartella layout. Aprendo questa cartella vediamo che ci sono molti, molti più elementi della precedente etichetta. C'è questo elemento simbolo, che era quello precedente, che ho, come vedete non compare perché sarà inserito falso, quindi praticamente non viene visualizzato. Poteva anche essere eliminato, lo lascerò per un possibile utilizzo futuro, per piccole variazioni dello standard che a volte vengono richieste. Il primo elemento, il primo componente, scusate, è questo, ed è, come vedete io ho l'abitudine di inserire sempre dei nomi chiari in modo tale da poter ricostruire l'etichetta e poterla modificare facilmente se devo farlo. Questa etichetta è una linea orizzontale 1, che è della tabella, la linea più bassa della tabella bassa, quindi essenzialmente questa linea qua. È stata inserita attraverso questo comando, linea, quindi lo vediamo, e all'interno, ha tutte, in questa seconda parte, ha tutte le condizioni che gestiscono questa linea. Per esempio la lunghezza 40, se mettiamo 50, ovviamente la linea si allunga. Ritorniamo su 40. Questo è l'angolo, era 0, se mettiamo 45, la linea si viene a spostare. Quindi effettivamente l'etichetta, la parte grafica dell'etichetta viene costruita linea per linea, attraverso gli spostamenti dal punto iniziale, attraverso il colore, il tipo linea, la lunghezza e l'angolo. Il punto iniziale viene stabilito dall'ancoraggio, in questo caso l'ancoraggio è di tipo oggetto, ossia oggetto in questo caso è il vertice planimetrico, perché siamo all'interno del vertice planimetrico, oppure quindi oggetto del tracciato su cui stiamo lavorando, quindi questo oggetto è in questo caso il vertice planimetrico, perché stiamo facendo le tabelle del vertice planimetrico. Se fosse un altro ambito l'oggetto potrebbe essere un altro elemento del tracciato, oppure può essere ancorato a uno degli elementi già creati. Qui si gestisce come viene ancorato, ancora verso il planimetrico, come abbiamo detto, e poi si utilizza come ancoraggio il punto finale oppure il punto iniziale come è normale. Poi vediamo invece un elemento tipo testo, per esempio questo, la prima riga NV. Questo testo è semplicissimo perché non fa altro che definire l'etichetta fissa, cioè il titolo della riga. Quindi praticamente se noi andiamo sul contenuto, questo contenuto non contiene altro che la parola che le lettere NV, senza nessun parametro, senza nulla. La seconda riga, possiamo vedere la seconda riga XU, eccola qui, dove anche qui il parametro di XU. Vediamo invece che a fianco esiste un valore. Allora andiamo a cercare l'altro valore, qua quindi alla seconda riga XV corrisponde alla seconda riga della seconda colonna XU. Questa viene sempre attraverso questi parametri, che viene indicata la posizione rispetto alle cose, alle varie questioni. Come vedete è stato ancorato alla linea V2 centrale tabella bassa, con un certo scostamento. Meno 5, 50, meno 2, in modo tale da indicare la sua posizione precisa. Se andiamo a vedere il contenuto, questo qui è l'est vertice planimetrico, che è uno degli elementi scelti qui. Per esempio, potevamo scegliere il nord vertice planimetrico, si può aggiungere. Ora abbiamo aggiunto due elementi. Se faccio OK, vediamo che ci sono due numeri. Ovviamente non ho messo una distinzione, quindi compaiono uno a fianco all'altro. Però sarebbe stato sufficiente inserire qui uno spazio o dei caratteri per visualizzare i numeri in questo modo. Questo numero ovviamente era stato messo sotto, era giusto per fare un esempio. In questo modo viene gestito ogni elemento della singola etichetta, e come si vede, per gestire un'etichetta diciamo non complessissima ma sicuramente articolata, sono stati richiesti notevoli elementi, quasi tutti di tipo linea o tipo testo. Bene, così si compongono queste etichette, e adesso il tempo è finito, anzi credo sia andato ben oltre il tempo previsto, quindi vi lascio e vi saluto. Allora, volevo solo aggiungere che il lavoro per fare questa etichetta sembra un po' lungo, un po' complesso, però in realtà non è così difficile perché è abbastanza intuitivo, abbastanza veloce, e poi comunque memorizzando ogni volta tutti gli stili in modo ordinato è tutto un lavoro che uno si ritrova nel tempo. Quindi man mano che uno ci lavora sopra, se ha l'accortezza di memorizzarsi in modo ordinato su tutti gli stili, riesce a fare sempre più velocemente. Infatti adesso i nuovi progetti ferroviari ho quasi tutto pronto, ogni progetto crea di solito, mi crea qualche nuovo stile, affronto qualche nuovo problema. Per questo io avrei finito questa breve scarrellata sugli stili, e ringrazio ancora NKP per la
per avermi ospitato, aver ospitato la mia società, e ringrazio tutti per l'attenzione. Salve e arrivederci. Grazie ingegnere Riccardo Capocchi, noi siamo vecchi amici da tanti anni, 20 anni fa veni da voi giù a Taranto, quindi riconosco questa sapienza progettuale, questa capacità poi anche di adattare qualcosa che all'inizio sembra grezzo, ma avete dimostrato che si può personalizzare, si può vestire il tracciamento plan altimetrico con tutte le informazioni, e vedete poi anno dopo anno anche l'aumento di possibilità di editing, come l'etichetta della sopraelevazione per il tracciato planimetrico. Quindi grazie dell'ottimo esempio di capacità di espansione dei dati Civil 3D per le tabelle. E quindi ora passerei la parola all'ultimo dei relatori, al collega NNKE, l'ingegner Marco Esposito. A te la parola. Perfetto. Buongiorno a tutti, sono l'ingegner Marco Esposito, BIM Application Engineer di NKE. Brevemente di che cosa mi occupo? Mi occupo di BIM per le infrastrutture, tutto ciò che riguarda per le infrastrutture, quindi che siano che sia modellazione ferroviaria, modellazione stradale, che sia modellazione dei sottoservizi idraulici, quindi rete a gravità, rete in pressione, tutto ciò che riguarda le infrastrutture. In particolar modo per lavorare in ambito BIM per le infrastrutture con i software Autodesk, il principale software resta Civil 3D, ma in realtà ci sono tutta una serie di software che di applicativi secondari, anche se in realtà orbitano intorno a Civil 3D, anche se forse in realtà non è del tutto corretto dire applicativi secondari, perché appunto ad oggi non esiste un software che riesca a fare tutto, e di conseguenza ci dobbiamo in qualche modo adattare a quello che abbiamo a disposizione. E da questo punto di vista Autodesk, attraverso la collection, quindi attraverso il pacchetto di software che mette a disposizione, siamo in grado di fare in modo che, anche se non ci sia un unico software che faccia tutto, attraverso l'utilizzo di Civil combinato a Dynamo, combinato a Subassembly Composer, anche a Project Explorer e non solo, perché oltre a modellazione c'è la parte di analisi, dove ci sono tutta un'altra serie di applicativi legati al mondo delle infrastrutture, siamo in grado di poter gestire, quindi portare avanti un'interattività, che sia appunto un'infrastruttura o comunque anche in altri ambiti. Alla fine parliamo del mondo SI, parliamo del mondo building, parliamo del mondo quindi legato alle strutture, mondo architettonico, mondo degli impianti meccanici, idraulici, e di conseguenza ci sono anche altri applicativi. In più, come sappiamo, quando si parla di modelli multidisciplinari, quando abbiamo a che fare con attività che appunto comportano non solo la modellazione ferroviaria o stradale, ma anche l'utilizzo, comporta anche l'utilizzo di altri applicativi per la parte dei viadotti, delle gallerie, allora a quel punto, oltre a Civil 3D, utilizziamo anche Revit, Advanced Steel, tutti gli altri applicativi della collection. Bene. Detto questo, nella presentazione di oggi voglio mostrare un flusso di lavoro che portiamo avanti con i software del mondo Autodesk, ovvero Civil 3D, Dynamo for Civil 3D e Subassembly Composer. Ho strutturato questo workflow in 7 fasi, in modo che sia chiaro tutto ciò che si può fare con i vari applicativi e anche capire in che modo si può utilizzare appunto Civil 3D, quando utilizzare Civil 3D, quando utilizzare Dynamo o Subassembly Composer, e anche alcuni comandi interni di Civil, Civil 3D AutoCAD, come vedremo i blocchi multivista, che ci vengono appunto in aiuto per creare degli oggetti puntuali, come appunto i pali, le mensole, le fondazioni. Anziché uscire da Civil, dal mondo infrastrutturale, quindi utilizzare Revit, è possibile direttamente lavorare all'interno di Civil, quindi senza utilizzare altri applicativi, anche del mondo Autodesk. Ovviamente questo flusso di lavoro non è obbligatorio, ma è una possibilità, perché, ripeto, avendo la possibilità di utilizzare anche altri applicativi, sia Autodesk che non, siamo in grado comunque di far interagire tutti gli applicativi, tutti i software, quindi tirare fuori ciò che vogliamo.
La prima fase ovviamente consiste nell'andare a creare il tracciato e il profilo, ovviamente profilo superficie, profilo terreno. In realtà, diciamo, la prima fase, la fase zero, diciamo, la fase iniziale è quello di creare un DTM pulito, privo, diciamo, di errori o comunque di elementi che non fanno parte dell'attività, diciamo, del progetto, per evitare che appunto in una fase successiva, quando si vanno a creare i corridor, questi possano impazzire con la creazione delle scarpate che appunto diciamo, trovano davanti un DTM non adeguato, non pulito. Attraverso i comandi presenti all'interno della scheda ferrovia siamo in grado di poter creare il nostro tracciato ferroviario, quindi che sia il tracciato, che siano i deviatoi. Come vedremo, abbiamo la possibilità di poter tirare fuori anche le rotaie, ovviamente rotaie che possono essere estratte come polilinee 3D o come linee caratteristiche dotate di sopraelevazione, quindi che permettono all'interno, diciamo, all'interno del corridor di poter utilizzare queste polilinee o queste linee caratteristiche come riferimento per i PKT e quindi per la rotazione, diciamo, delle rotaie. E questo vedremo nella parte finale, in una delle ultime fasi, come l'utilizzo di diciamo, queste polilinee e queste linee caratteristiche ci permettono di poter creare all'interno di Dynamo uno script che faccia ruotare anche le traversine secondo appunto la sopraelevazione. Quindi, ripeto, non esiste un unico applicativo che faccia tutto, ma attraverso, in questo caso, Civil, Dynamo e Subassembly, siamo in grado di poter tirare fuori un modello ferroviario. Ovviamente, per la parte dei profili, vista profilo, i comandi si trovano all'interno della scheda inizio. Diciamo che Civil 3D dà la possibilità non solo di utilizzare i comandi all'interno della scheda ferrovia, ma ovviamente, come vedremo, anzi come sappiamo, quando si lavora in ambito infrastrutturale, ma per quanto riguarda strade, ferrovie, idraulica, la maggior parte dei comandi si trova all'interno della scheda inizio, suddivisi ovviamente per diciamo gruppi, quindi c'hanno i comandi per diciamo la parte legata alle linee di sezione, ai comandi legati al modellatore, ai profili, alle viste profilo. Quindi attraverso i comandi presenti nella scheda inizio e nella scheda ferrovia siamo in grado di poter tirare fuori tracciati e profili con le proprie, diciamo, viste profilo finché riempite di dati una volta tirate fuori le linee di sezione. Il secondo step, la seconda fase, consiste nella creazione dei componenti parametrici. In questa attività mi sono occupato di generare, oltre all'armamento, anche la trazione elettrica, quindi mi sono occupato un po' di tutto ciò quello che riguarda l'ambito ferroviario. E ovviamente non è detto che i componenti presenti all'interno di Civil vadano bene. Uno potrebbe dire, ma il componente presente all'interno di Civil è un componente parametrico. Il fatto che sia parametrico, il fatto che quindi abbia a disposizione dei parametri per poter personalizzare il componente, non è detto, diciamo, che sia perfetto per quel tipo di attività. Ovviamente possiamo parametrizzarlo, abbiamo la possibilità anche attraverso il country kit di poter utilizzare dei componenti parametrici ferroviari specifici, binario singolo e binario doppio, ma in realtà, diciamo, attraverso Subassembly Compose siamo in grado di poter andare a diciamo, creare i componenti personalizzati, a seconda appunto del caso. In questo caso, in questa parte di presentazione, ho cercato di concentrare la mia attenzione sulla zona degli scambi. Quindi tutto quello che vedremo dalla seconda fase in poi sarà legato alla zona scambi. Quindi cercare di capire come è possibile, attraverso l'utilizzo, appunto, ripeto, di Civil, Subassembly, Dynamo, siamo in grado di poter tirare fuori il nostro componente, il nostro modello. In questo caso mi sono occupato della creazione di un componente parametrico che gestisca l'intera zona degli scambi, quindi un unico PKT che gestisca l'intera zona. In che modo? Creando all'interno del nostro PKT, all'interno di Subassembly Composer, una serie di condizioni. Condivido lo schermo così vi faccio vedere direttamente su Subassembly di cosa mi sono occupato, come è venuto fuori il componente. Allora, ovviamente, per chi non conoscesse Subassembly, è costituito appunto da un'interfaccia diversa da quella di Civil 3D, quattro interfacce. Allora, la flowchart, diciamo, complessiva è quella che vediamo qui in alto a sinistra, dove appunto, ripeto, Marco, ancora non si vede. Non vedete. Ricondivido. Allora, condivido. Ok. Condivido. Marco, dimmi se vedete il mio monitor Subassembly. Adesso sì, vediamo finalmente l'interfaccia con i quattro spazi.
Perfetto. Dicevo, quindi sulla sinistra vediamo l'intero, diciamo, l'intero flusso, diciamo, di nodi e connettori che sono stati utilizzati per creare l'intero PKT. Come dicevo, ci sono tutta una serie di condizioni che vengono appunto utilizzate per studiare, diciamo, l'intera zona degli scambi. In particolar modo, diciamo, le condizioni ne sono quattro. A seconda, appunto, se inizialmente, diciamo, i deviatori fanno parte, diciamo, dei binari, dei due binari, binario pari e binario dispari, poi tendono ad allontanarsi, si intersecano e poi ritornano nella, diciamo, nella posizione iniziale, ovvero a sovrapporsi a binario pari e binario dispari. Attraverso, diciamo, il PKT creato, che ho creato attraverso anche, diciamo, le condizioni e attraverso, diciamo, i target che risultano essere fondamentali, riusciamo a gestire quelle che sono le diverse condizioni. Quindi la condizione iniziale vedrà ovviamente che, diciamo, i tracciati, i quattro tracciati in realtà sono quasi sovrapposti, poi tendono ad allontanarsi, prima quello dispari, prima lo scambio 1, come l'ho chiamato, e lo scambio 2, tendono, diciamo, ad allontanarsi, quindi si viene a creare una seconda condizione, e poi ovviamente c'è la zona in cui gli scambi tendono a sovrapporsi, e quindi alla fine vediamo che PKT generato fa in modo che lo spazio dove verranno appunto posizionate le traversine, le traverse ovviamente tendono a sovrapporsi, quindi a unirsi e quindi creare uno spazio unico. Questo è quello che permette di fare questo script, perdonate, questo PKT, quindi creare diverse condizioni in un unico PKT, piuttosto che creare diverse regioni, che appunto è una scelta, una possibilità, quello di creare diversi PKT e associare a diverse regioni del modellatore del corridor. Ho preferito creare un unico PKT, diciamo, che gestisse l'intera zona, anche per una questione legata al fatto che comunque deve essere, diciamo, una profondità garantita, profondità minima rispetto al punto interno di ogni singola rotaia, della singola rotaia, e di conseguenza generare e creare, diciamo, dei singoli PKT avremmo in qualche modo forse anche complicato di più la situazione. E quindi, ritornando sulla condivisione del nostro PowerPoint, Ele, se puoi ricondividere per favore, penso di ok, ti ringrazio. A questo punto quindi siamo in grado, una volta creato il nostro componente all'interno di subassembly, di poter creare le diverse condizioni, di quindi creare un unico corridor con, diciamo, le diverse condizioni. Non occorre creare tante regioni. In realtà questa zona scambi è unica e in automatica, a seconda delle condizioni che sono state poste all'interno di subassembly, vediamo appunto questo risultato. Quello che vedete sono quattro immagini tirate fuori dal, diciamo, che ho estratto, diciamo, dal modellatore, dalle viste sezioni. Quindi appunto vediamo la sezione 1, 2, 3, 4, che appunto, come vi dicevo, ovviamente partiamo da un binario dispari e binario pari, poi man mano tende ad allontanarsi, quindi vediamo i deviatoi, tendono, diciamo, ad unirsi e poi ovviamente accade il contrario. Tendono diciamo, a allontanarsi, quindi le traversine tendono a separarsi e poi ritorneremo nella situazione iniziale dove ovviamente ci troviamo ad avere solo il binario pari e il binario dispari. Tutto questo, un unico PKT, un'unica regione. Ovviamente per diciamo, questo tipo di attività sono stati creati più PKT, mi sono occupato di creare ogni singolo PKT per l'intera modellazione di questo progetto. Diciamo, ho voluto far vedere quello un po' più complicato, gli altri ovviamente sono molto simili a quelli presenti all'interno di Civil, cambiano un po', diciamo, gli strati, ma la base è la stessa. La terza fase, create ovviamente i tracciati e profili, create tutti i vari PKT che risultano essere ovviamente utili, indispensabili per creare il modello ferroviario, si procede appunto con la creazione delle sezioni tipo, che vediamo in sinistra, appunto ho inserito all'interno di Civil il PKT creato, ho inserito su sezioni tipo differenti le varie rotaie per ogni tracciato, quindi per i due scambi e per il binario dispari, e il risultato è quello che vediamo sulla destra. Ovviamente in questo caso il modello era costituito a ballast, materassino antivibrante, su ballast super compattato, per quanto riguarda la zona degli scambi. Ovviamente è stato lasciato fuori lo spazio per le traversine, perché che cosa accade? Una volta che io creo il modellatore, ovviamente il modellatore, visto che nel PKT avevo inserito anche le forme, diciamo,
diciamo, le forme delle traversine, mi sono occupato dell'estrazione dei solidi, tirando fuori solo quello che doveva essere visualizzato poi nel modello finale. Questo quindi è il modello che vediamo una volta tirati fuori anche i solidi dal modellatore e assegnati i materiali. La fase successiva consiste in andare a creare uno script in Dynamo per il posizionamento delle traverse. A questo punto, utilizzando Dynamo, sono riuscito a posizionare appunto, diciamo, le traversine nella zona, ovviamente nello spazio diciamo corrispondente, quindi di conseguenza attraverso un blocco creato all'interno di Civil, attraverso diciamo lo script di Dynamo, attraverso appunto un passo che gli verrà assegnato, siamo in grado di poter andare a posizionare le traversine all'interno, diciamo, lungo il tracciato e quindi fare in modo che si adattino anche alla situazione diciamo esistente. Ovviamente la rotaia verrà tirata fuori dal modellatore, dal corridor, da quello che abbiamo visto precedentemente, dalle sezioni che abbiamo tirato fuori, e quindi l'insieme, diciamo, di Civil su Assembly Composer e Dynamo ci permette di poter creare, di poter ottenere un modello complessivo, diciamo, dell'armamento ferroviario corretto. Quindi, diciamo, questo è quello che veniva richiesto, questo è quello che abbiamo tirato fuori, quindi riusciamo a gestire attraverso tre applicativi l'intera zona, diciamo l'intero armamento, quindi ripeto, dal punto di vista sia della progettazione del tracciato, della progettazione dei tracciati dei profili, ma anche nella creazione del modello. Fase successiva è la creazione dei componenti per la trazione elettrica. Ovviamente, come ho detto anche inizialmente, oltre all'utilizzo di Civil su Assembly Composer, oltre all'utilizzo di Dynamo per Civil 3D, noi possiamo sempre utilizzare anche i comandi, diciamo, interni di Civil, presenti anche in AutoCAD. In questo caso per la TE sono stati utilizzati i blocchi multivista, blocchi multivista, per creare, diciamo appunto, quello che occorreva, ovvero i pali, le mensole, le fondazioni. Attraverso appunto questa funzione sono stati in grado di tirare fuori tutti i componenti che occorreva utilizzare per appunto diciamo realizzare la TE come richiesto, ovviamente come indicazione, come presenta all'interno anche della tavola, della planimetria. E quindi creando attraverso i blocchi multivista o attraverso semplici blocchi tutti i componenti, attraverso sempre uno script creato all'interno di Dynamo, mi sono occupato di posizionare anche la trazione elettrica. Quindi la trazione elettrica segue ovviamente le indicazioni che gli verranno date dallo script di Dynamo. In questo modo, posizionando ogni singolo palo, che avrà una determinata caratteristica, una determinata mensola, in una determinata posizione. Quindi creo io il mio script, definisco tutti i blocchi multivista che occorre definire e poi attraverso Dynamo, diciamo, seleziono i blocchi e posiziono lungo il percorso. Questo è quello che è stato fatto per la trazione elettrica. Quindi quello che vedete nell'immagine è appunto diciamo il lavoro complessivo di armamento e trazione elettrica, comprensivo quindi di funè portante, linee di contatto, dove anche in quel caso abbiamo utilizzato diversi componenti, diversi dati, dove ho utilizzato diversi dati, diverse funzioni di Civil 3D. Ultima fase di questo workflow, non meno importante, anzi forse la più importante, è la questione della parte informativa, attraverso i property set. L'aggiunta di property set ci permette appunto di poter andare a riempire, o meglio, di poter associare ad ogni oggetto una serie di informazioni. Parliamo di BIM, parliamo comunque di parte informativa, la I di BIM è legata alla parte informativa. Da un paio di anni, ora non ricordo precisamente se dalla release 2019 o dalla 2020, ma mi sembra 2019, da quando è stato introdotto da Dynamo all'interno di Civil 3D, siamo in grado di poter utilizzare, appunto, creare degli script che permettono di poter associare informazioni agli oggetti direttamente da un Excel. Quindi non siamo più noi manualmente andare a riempire, ma una volta che viene impostato correttamente un file Excel, siamo in grado di poter creare quindi uno script che vada a riempire le informazioni, diciamo, l'oggetto con le informazioni corrette. Questo vale ovviamente per ogni singolo elemento dell'armamento, così come vale ovviamente anche per la trazione elettrica.
Quindi tutti gli oggetti che vengono creati all'interno di Civil possono essere, diciamo, riempiti di informazioni. In questo modo siamo in grado di poter ottenere quindi un modello finale che ovviamente sarà costituito da un modello 3D, quindi con un livello di dettaglio dal punto di vista grafico, ma anche con un livello di informativo, da un livello di dettaglio informativo abbastanza elevato, perché saremo in grado di poter gestire tutte le informazioni, associare tutte le informazioni agli oggetti che ci vengono richiesti. Non è che prima non si faceva, prima era più un lavoro manuale, ora attraverso Dynamo siamo in grado di automatizzare un po' questi flussi di lavoro. Quindi attraverso Dynamo siamo in grado di poter automatizzare ciò che prima Civil 3D faceva in maniera, cioè eravamo costretti a fare all'interno di Civil in maniera manuale, o anche, diciamo, siamo in grado di poter fare qualcosa che Civil prima non faceva. Quindi ovviamente rappresenta, ripeto, come ho detto prima, applicativi secondari, forse sbagliato, non è corretto, perché in realtà Dynamo è molto molto importante per Civil, per Revit, diciamo, per l'intero mondo, e sì, per l'intero diciamo BIM casa Autodesk. Vorrei condividere con voi l'ultima cosa e vi lascio, uno script che ha creato il collega Maurizio Simoni, che non è presente oggi ma fa parte del nostro team NTNKE, team interno, anche lui appunto che si occupa di BIM legate alle infrastrutture, dove per un'altra attività, visto che comunque lavoriamo in team e di conseguenza ognuno di noi viene, il lavoro viene suddiviso, è stato chiesto di poter creare uno script che, appunto, come vi dicevo inizialmente, permettesse di far ruotare le traverse secondo appunto la sopraelevazione, quindi che seguisse effettivamente la rotazione della, diciamo, la sopraelevazione, la rotazione ferroviaria. Ricondivido lo schermo. Marco, dimmi di nuovo se ci sono problemi di che non vedete il monitor. Allora, dovreste ora vedere sia Civil che Dynamo, giusto Marco? No, siamo ancora sulla slide. Ok. Riprova. Ok, ora c'è un... Aspetta che mi va... Ok, credo che vada un po' in ritardo. Allora, dimmi Marco, quando vedete il monitor? Sì, sì. Ora vediamo sia Civil che Dynamo. Perfetto. Perfetto. Allora, come vi dicevo inizialmente, oltre alla questione delle traversine che ruotano attraverso lo script, vi ho anche detto che attraverso diciamo, i comandi presenti nella scheda ferrovia siamo in grado di poter creare le rotaie. Creare le rotaie vuol dire avere la possibilità di poter tirare fuori diciamo, delle polilinee o linee caratteristiche, a seconda del, diciamo, dell'opzione che andremo a flaggare, di poter tirare fuori direttamente le informazioni 3D delle rotaie. Quello in magenta rappresenta il tracciato, mentre queste che appunto vedete in rosa sono le rotaie 3D. Ovviamente mi sposto un po' in modo tale da... Ok, così si vede l'intero modello. A questo punto, attraverso Dynamo, quello che è stato creato, è appunto uno schede che permettesse di poter selezionare le due rotaie e di creare in automatico il nostro componente, o meglio, di creare appunto lo script, quindi di creare uno script, quindi selezionando le rotaie, quello che appunto viene chiesto allo script è quello di posizionare, o meglio, selezionare il blocco che è stato creato della traversina, in questo caso molto semplice, molto elementare, lungo il percorso con un certo interasse, che segue appunto la sopraelevazione. Una volta che viene lanciato, quindi viene detto a Dynamo di selezionare e posizionare dove deve le traversine, vediamo il risultato finale. In questo modo siamo in grado quindi di poter fare, di poter creare non solo un modello, come abbiamo sempre visto all'interno di Civil 3D, che è una sorta di estrusione sul percorso, ma siamo in grado anche di poter posizionare degli elementi puntuali lungo, diciamo, l'intero tracciato, che sia un tracciato ferroviario, che sia un tracciato stradale. In questo caso vi ho fatto vedere come, in maniera molto semplice, semplice perché appunto lo script è stato creato in maniera corretta, selezionando direttamente l'oggetto, Dynamo lo va a posizionare lungo il percorso.
tenendo conto appunto dell'andamento 3D, quindi della sopraelevazione del tracciato ferroviario, quindi dell'andamento 3D delle polilinee, che appunto rappresentano le rotaie. Ripeto, possono essere polilinee o linee caratteristiche. In questo modo ovviamente abbiamo le traversine che tendono a ruotare, e quindi nel modello, quando appunto l'intero PKT che verrà associato al modellatore tende a ruotare a causa della sopraelevazione, anche appunto le traversine ruoteranno. Ovviamente, un'altra cosa, forse nella slide precedente non era inserito, non l'ho fatto vedere, ma ovviamente anche questi elementi possono essere dotati di property set, quindi possiamo aggiungere proprietà anche a blocchi multivista solidi e tutti gli oggetti che appunto possono essere utilizzati come riferimento per i property set. Bene, interrompo la condivisione e ritorno un attimo al PowerPoint. Perdono, grazie Ele. E infine, perfetto, questa è l'ultima slide della slide della presentazione. Spero che sia stato chiaro il procedimento per poter estrarre o comunque poter creare un modello ferroviario all'interno di Civil 3D con l'utilizzo di Dynamo su basse belle compose principalmente, e ovviamente anche attraverso Excel per quanto riguarda la parte informativa. Ovviamente non è obbligato utilizzare in Excel, ma ovviamente visto che i parametri ne sono tanti e gli oggetti che tirerete fuori da un modello ne sono tanti, avere un Excel organizzato vi permette appunto di risparmiare tempo. Bene, grazie per l'attenzione. Bene, grazie del tuo complesso esempio. Sembra semplice quello che hai fatto vedere, in realtà è estremamente complesso, ma è ripetibile. Io vorrei dare un cappello generale finale. Diciamo che quello che hanno fatto vedere i tre ospiti, in GPA, i due, quindi tra i nostri quattro ospiti, è in completa sintonia con il libro bianco di Italfer dedicato alla progettazione BIM, che in Italia è una linea guida fondamentale. Riassumendo, adesso abbiamo visto quindi un esempio di modellazione di una breve linea ferroviaria con anche possibilità di interoperabilità con oggetti provenienti per esempio da modellazione di tipo con Revit, di opere d'arte ubicate, quindi pile, spalle, impalcati. Abbiamo visto la vestizione di tracciati planettimetrici e poi con Marco Esposito infine tre procedure fondamentali, cioè una è la creazione personalizzata di sezioni tipo parametriche, anche Sacconi l'aveva fatto vedere, e quindi come non fermarsi a quelle presenti nelle tool palette generali o dei country kit, ma proprio andare nello specifico per binari, muri di sostegno, sottoscarpa, veramente c'è una possibilità infinita di personalizzare. E poi con Dynamo gli altri due aspetti, quello di ubicare oggetti singoli che sono presi da progettazione tridimensionale in AutoCAD o in Revit o in altri software di modellazione di oggetti singoli, la ubicazione nel sistema di coordinate locale seguendo lo sviluppo della scissa curvilinea. Parlo quindi sia di traversine, sia di trazione elettrica, ma anche di muri di sostegno particolari, lime, becchi di flauto, barretti di Fantino. C'è la possibilità veramente di arricchire. E poi la parte di computazione, di gestione della altre dimensioni, ricordate in BIM si progetta in sette dimensioni, quindi la componente tempo, la componente costo, la componente gestione, manutenzione del tempo e la successiva demolizione, quindi tutto quello che riguarda il ciclo nelle sette dimensioni. Con Dynamo possiamo arricchire il property set e comunicarlo quindi ai computi metrici e a tutti coloro che dovranno gestire il ciclo. Io direi che è stata una presentazione sintetica, un'oretta e un quarto, e se ci sono domande da parte
di coloro che ci hanno seguito in rete, siamo qui disponibili a rispondervi. Hai una sintesi delle domande per caso? Eccomi, no, al momento è stato chiesto se si poteva rivedere, ovviamente sì, vi ricordo che è registrata, quindi una volta che termina il webinar lo potete rivedere sia sui social, quindi su LinkedIn, su Facebook e sul canale YouTube, altrimenti nel pomeriggio verrà comunque caricato sul sito nkai360.com nella sezione videoblog. Bene, allora se non ci sono domande particolari a noi relatori, io ringrazierei tutti coloro che ci hanno seguito da casa e i partecipanti attivi che hanno mostrato veramente una grande sapienza, hanno arricchito di contenuti il nostro webinar, e vi invito, fra circa 3 mesi, Leonora, ce ne sarà un altro altrettanto interessante su un altro argomento. Sì, sì, assolutamente. Adesso facciamo una pausa estiva, quindi questo era l'ultimo webinar in teoria NKE per quest'estate, e riprenderemo poi da metà settembre con nuovi appuntamenti di cui vi manderemo notizie appena possibile. Bene, grazie a tutti. Grazie e a tutti. Arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie a tutti. Saluti.